Benvenuti in questo nuovissimo video, ragazzi. Allora, io mi sto preparando una colazione. Oggi mi va di provare la bevanda, diciamo il latte alle mandorle. Prima la bevevo tantissimo, poi non so perché non mi è piaciuta più. Adesso la voglio riprendere un pochettino, giusto da metterlo un po' così nel caffè. Di solito non lo faccio mai, Quindi lo vado a riscaldare perché non si fa la schiuma, non diventa crema quando lo faccio qui, però l'ho riscaldato. Poi mi faccio una bella tazza di caffè e poi, ragazze, faccio due pulizie, perché oggi mi dedico al forno, al piano induzione, con il nuovo prodotto che avevo comprato, che vi ho fatto vedere nello scorso video. Mi sembra particolare, vediamo se è ottimo. E poi devo andare a lavare anche i pavimenti con... la lava pavimenti, e quindi niente, ci teniamo compagnia insieme. Poi, tra l'altro, oggi andiamo un attimino alle Rue Marlène, che ci sono pure delle parti dove c'è il Natale, perché vado a cercare una cosa. Work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through. Just to be. Allora, questo prodotto va usato anche a freddo. A freddo però deve stare 20-30 minuti per piena induzione, quindi lo faccio stare 20-30 minuti. Ho intenzione anche di fare i forni. Vediamo se comunque è ottimo veramente. Dice di riscaldare le superfici a 30-40. Spruzzare di stupido su tutte le pareti, lasciare agire per qualche minuto e poi passare con una spugna umida. La cosa bella che mi piace di questo prodotto, però ripeto, sempre da provare ancora, è che lo possiamo usare per le friggitrici, come vedete qui, vedete? Su friggitrici, togliere l'olio e dei residui più grossi prima di trattare con il prodotto. Per i filtri, lasciare a bagno il prodotto per circa un'ora, risciacquandolo, quindi vediamo. Piano piano lo vado provando, e anche per le stufe, come vi dicevo. Intanto non fate casa per terra, devo andare a passare, devo lavare, devo fare tutto oggi. Intanto lo provo appunto sul piano induzione, che sono proprio curiosa, e poi lo vado a provare sul vetro del forno. Nel frattempo, ragazze, lo faccio agire anche nel forno, che è un pochettino giallino, avete visto? E nel frattempo io mi vado a pulire qualche mobiletto. Allora, diciamo che ieri ho spolverato, però come vi ho detto sto facendo le decorazioni natalizie. Lasciamo stare tutta la polvere che c'è, quindi sto ridando una bella rinfrescata, diciamo, ripulita, giusto per levare un po' di polvere. Sapete che quando si prendono le cose natalizie, sia che alla neve, sia che ai glitter, ragazzi, la casa è un continuo pasticcio, è una cosa che non sopporto. Infatti io benedico veramente le aspirapolveri, i lavapavimenti, perché veramente io sto, cioè, ce l'ho sempre in mano una aspirapolvere. Comunque vado a pulire anche questo mobile e poi continuo con le faccende di casa. Allora, vi dico la mia prima impressione. Qui appunto l'ho fatto dopo 20 minuti più o meno. Dai, diciamo che va bene, però mi aspettavo di meglio, perché poi ho dovuto passare sempre una pezzetta. Invece vado a fare il forno. Questo risultato mi è piaciuto di più, sinceramente. Il forno andava riscaldato e poi mettere questa schiuma che poi agisce. Forse comunque con la luce, controluce, non si vede bene, però sinceramente mi piace il risultato, più di qua che dall'induzione, ecco. Finalmente, dopo un bel po' di tempo che la sto usando, vi faccio vedere il mio nuovo aiuto, ed è, parlo proprio di lei, della Osotec
3 in 1 che permette di aspirare e pulire facilmente lo sporco ostinato, ideale per piastrelle, laminato, parquet, eccetera, ed è veloce ed efficace senza fastidiosi cavi soprattutto. Ragazze, io la sto provando, ma c'è una cosa particolare che mi piace tantissimo, che la distingue da tutte le altre lavapavimenti e aspirapolvere. E voi sapete che io ho i mobili sospesi e sotto nessun tipo di lavapavimenti ci va, ma lei ha un segreto. Nel frattempo che vi faccio vedere tutto il contenuto, vi dico proprio il segreto di questa meravigliosa lavapavimenti. Permette di entrare senza sforzi in aree difficili da raggiungere come sotto i divani, i letti, e rimuovere a fondo lo sporco ostinato. Nessun altro può essere così piatto. Naturalmente, per capirlo, ve lo devo far vedere. Ma intanto vi dico appunto che anche questa lavapavimenti ha un contenitore dove tiene l'acqua pulita e questo di qua che tiene l'acqua sporca. Quindi non verrà immischiato con l'acqua pulita. Inoltre, prima di farvi vedere appunto la parte speciale, noi possiamo impostare la nostra lingua. Ora guardate qui, vedete questa rotellina, eccola qui, proprio questa di qua, guardate cosa fa. Sto parlando proprio di questo, ragazze, guardate, perché questa rotellina vi permette di appiattire la vostra lavapavimenti. Ma perché, ragazze, sotto i termosifoni, sotto il tavolo, addirittura potrei anche non spostare le sedie, soprattutto la sera quando faccio quelle pulizie veloci, mi servirebbe non spostare niente, perché non posso stare tutti i giorni a spostare le sedie, anche perché veramente sono pesanti. Quindi sto amando questa lavapavimenti per questo motivo, perché c'è veramente. Quindi ragazze, vi do un po' di spiegazioni e poi appunto vi lascerò tutto in descrizione. Siccome c'è il Black Friday, quindi potete approfittarne perché ha un prezzo veramente vantaggioso. Allora ragazze, da qui appunto in questo piccolo recipiente noi mettiamo la nostra acqua, lo mettiamo col detergente che ci arriva di Osotec, se no potete usare soltanto dell'acqua e magari dei prodotti che non sono aggressivi, ma deve essere veramente neutro. Un'altra cosa che appunto vi volevo dire, perché molte volte mi viene chiesto: Rosy, ma tu che lavapavimenti o che aspirapolvere ci consigli? Mi è capitato più volte e quindi questa è l'occasione giusta per presentarvi questa qui. Un'altra cosa bella è che vi spinge lei, non siete voi a trasportarla, quindi non solo non ha i fili, ma soprattutto, ragazzi, da sola, se infatti voi l'appoggiate va da sola, perché non ti fa avere alcun sforzo proprio per la schiena, e io di questa cosa sapete che ci soffro, quindi l'amo. Adesso vi faccio vedere l'ultima parte, perché vi voglio dare dimostrazione che veramente aspira qualsiasi liquido e qualsiasi cosa ci sia a terra. Una delle tante modalità che ha il turbo, quindi maggiormente un'aspirazione più forte. Ora io ho buttato un po' di latte a terra e dei cereali, guardate qui, senza alcuno sforzo già l'ha aspirato e pulito. Non vi preoccupate per mai il liquido o qualsiasi altra cosa trova a terra in giro, perché subito lo aspira. Ragazzi, io vi ho detto tutto, quindi andate a dare un'occhiata in descrizione. Eccomi qua. Allora, sono super super stanca perché stamattina sto dando una bella ripulita, infatti poi vedrete tutte le pulizie in qualche video. Allora, però mi sono messa anche a cucinare, perché ogni volta va a finire che pulisco e va a finire che poi di sera devo andare a cucinare. Allora, siccome mio marito voleva la pasta con i broccoli, quella che ne facciamo giù, quindi con i pinoli, vabbè, così via, mi ricordo che un tempo ve l'ho fatta vedere, mi sono preparato il condimento. Questa qui invece è l'acqua di brodo, e qui invece c'è la, come si chiama, ragazzi, il brodo del broccolo, perché poi quando stasera vado a mettere i bucatini, perché le faccio con lo spaghetto di bucatini, riuso l'acqua che ha buttato appunto il broccolo, perché dà quel sapore più buono. Questo tipo di pasta voi siciliane lo saprete, ma per chi non lo sa, comunque va cucinato appunto questo condimento, poi va scolato il broccolo
il cavolfiore verde, non è quello bianco e non è neanche romanesco, è proprio quello verde che esiste in più in Sicilia, perché secondo me è più gustoso. E praticamente adesso lo trovo pure qui a Milano finalmente. E niente, poi va messo in forno dopo che si cuoce anche la pasta a parte. Poi va messo tutto insieme in una teglia con un po' di pangrattato, di formaggio, quello che è, e va messo in forno, ragazzi, al bacio. Comunque, se mi ricordo ve lo faccio vedere stasera, però vi spiego cosa sto facendo. E qua, scusate, questo qua lasciatelo stare, e sto prendendo tutte le cosine di Natale che mano a mano me le sto lavando. Lavastoviglie, infatti già c'è una lavastoviglie che è andata avanti, e sto mettendo le cosine piano piano. Come vi ho detto, in questi giorni vado a smistarli un po' perché veramente non riesco più, e basta. Sto pulendo un po' dappertutto. Oggi mi sono andata a ripulire tutto qui sopra, me lo sono pulito per bene e poi l'ho lucidato. E vabbè, queste sono le mie giornate per adesso. E niente, vi volevo far vedere, io non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere, ma penso di no. Vi dico sempre che è l'ultimo acquisto, ma poi vedo sempre una cosa carina di Natale, ragazzi. Niente, ragazze, veramente da Pepco ero ritornata, sono ritornata più volte perché cercavo una coperta bellissima che ho visto, che era bianca con le candy cane. Niente, ragazze, finita completamente, mi spiace tantissimo che non l'ho beccata perché era perfetta, però vabbè. Con quello che ho, che avevo qui, con quello che metterò qui. E praticamente l'ho cercata veramente ovunque, la ragazza mi ha detto no, è finita subito una volta messa. Ce ne sono altre carine, ma quella era bellissima. Sono venuta alla Rua Marlene perché devo vedere delle cosine che poi vi dirò, però adesso non vi dico niente. Nel frattempo mio marito ieri è stato in gita e mi ha comprato uno, poi ve lo faccio vedere. Comunque ho fatto una cosa che non dovevo fare, l'ho assaggiata così. Allora, mio marito sta chiamando gli altri del Rua Marlene perché quello che ho trovato, cioè che mi serviva, meraviglioso ragazzi, perché ho un'idea per Natale che è troppo bella e purtroppo è terminata, cioè ragazze, veramente. Ora stiamo provando a vedere gli altri del Rua Marlene se c'è. È impossibile parlare in macchina, comunque sto provando a chiamare il Rua Marlene, ma non mi sposto se questa cosa non ce l'hanno, e mi dispiace tantissimo perché è terminata, è ordinabile, ma a me serve prima di farvi uscire i video e quindi non arriverebbe in tempo. E niente, ragazze, ne volevo approfittare per salutare a Silvia, mi ha chiesto di salutarti, lo faccio con piacere, sapete, quando mi chiedete queste cose per me non ci sono problemi. Scusate, si attiva la radio, cioè Nathan, veramente, perché mentre aspettiamo, perché Mario sta prendendo a Crystal, Natale si è messo qui davanti e poi ritorna dietro. Quindi ciao Silvia e un abbraccio e un bacio per te. Allora ragazze, sono appena rientrata, niente, alla fine volevo andare a vedere un altro posto, però poi alla fine si era fatto tardi, poi c'avevo Natale e Cristina che tipo si litigavano, poi questo periodo Natale ha i suoi famosi 3 anni, veramente era un bambino calmo. Comunque resta sempre calmo, però devo dire che il suo caratterino sta uscendo fuori adesso.
Niente, adesso preparo la cena, così poi basta, mi rilasso perché in questo periodo sono veramente stanchissima, ma più che altro non stanca, sono stressata a pensare sempre migliaia di cose. E niente, ora non ho idea di cosa cucinare, però mi metto a cucinare.